In cosa consiste questa spiegazione materialistica o naturale dell'evoluzione? Si presume che i rettili abbiano trasformato le loro squame in piume. Una squama non è che una piega della pelle. Come può una piega della pelle sfilacciarsi nell'elaborato disegno di una piuma? Non si è mai trovato nulla di intermedio fra squame e piume. Durante il processo di trasformazione dei rettili in creature alate, un arto usato per camminare o arrampicarsi si deve essere trasformato in un'ala. Non sono mai stati trovati fossili con questa struttura intermedia. Immagino che una tale creatura, prima di sviluppare un'ala, sia stata dotata di un arto con cui non poteva né camminare né volare. L'idea è ridicola. Heather Sunderland, già ingegnere aerospaziale e autore del libro L'enigma di Darwin. A porte chiuse o di tanto in tanto, parlando molto sinceramente, gli evoluzionisti ammettono che non esistono prove che l'uomo sia derivato dalla scimmia. La scienza un tempo ricercava la verità. Ora sembra che sia ridotta a cercare una storia credibile. Posso dire che, come scienziato, non vedo alcuna prova che l'evoluzione sia avvenuta o sia in atto oggi.